Giocare a livello internazionale, soprattutto a questa età, è importantissimo. Io credo che si cresca moltissimo a fare questo tipo di partite, giocare contro altre realtà. Loro sicuramente sono un po' indietro rispetto a noi, ma hanno fatto un tipo di difesa, un tipo di approccio alla partita a cui noi non siamo abituati a livello campionato italiano, e quindi ci è servito anche questa cosa per continuare il nostro processo di crescita. I nostri ragazzi hanno affrontato la prima partita impegnandosi al massimo e abbiamo giocato veramente un'ottima pallamano. Oggi forse erano consapevoli che gli avversari erano un po' più deboli di noi, e il primo tempo soprattutto siamo entrati un po' più morbidi, ma poi il secondo hanno reagito bene, sono scesi in campo concentrati e siamo riusciti a creare un bel divario. Sabato c'è una partita importante di A2 a Sassari contro Verdazzurro. Che tipo di partita sarà? È una partita dove dovremmo essere disposti a fare sacrificio, perché loro sono una squadra veramente velocissima, corrono tantissimo e noi dobbiamo rispondere al loro gioco correndo anche noi. Non abbiamo scuse, siamo una squadra giovanissima, quindi possiamo correre per 60 minuti. Ci aspetta una partita veramente tosta, perché per esperienza l'ultima partita prima delle feste è sempre difficile, perché la testa è già a casa. I ragazzi sanno che per diventare matura, per essere una squadra matura, dobbiamo superare questo ultimo step prima delle meritate vacanze. Dal mio punto di vista sono stati due amichevoli molto utili, molto interessanti, perché affrontando un avversario così diverso da noi, con un gioco così diverso, si può mettersi alla prova molto meglio. Infatti loro abbiamo visto che hanno usato una difesa molto diversa dalle nostre classiche qua che usiamo in Europa, e molto più aggressiva, che ci ha messo anche in difficoltà in parecchi momenti della partita. Nonostante ciò, devo dire che siamo riusciti a reagire bene grazie alle indicazioni tecniche di Trillini la volta scorsa e di Maione, e non abbiamo avuto grossi problemi a affrontarli. Due partite dal punteggio molto ampio in favore vostro, e che però comunque sono servite per provare anche dei nuovi schemi, no? Certo, due partite utilissime a noi, specialmente in questo momento di grande crescita. Abbiamo bisogno di metterci alla prova in tutti i modi, anche abbiamo iniziato a usare la difesa 5-1, che non avevamo mai usato in partita, e mi sono trovato molto bene, io gioco davanti 5-1. E niente, così, quindi metterci alla prova va sempre bene, specialmente contro avversari che comunque è di un livello molto discreto. Ritmi sono frenetici, avete affrontato due amichevoli questa settimana e sabato c'è la partita di campionato contro Verdazzurro. Che partita ti aspetti? Sicuramente non sarà una prova semplice, perché diciamo che con l'arrivo delle feste la mentalità è dura, però fin da subito i mister ci hanno subito detto di tenere la testa concentrata, perché queste due partite erano importanti, ma si ritorna al campionato e si ritorna a una prova abbastanza importante contro Verdazzurro, che è una squadra solida.